8 anni riconsegnati gli immobili occupati di Via del Caravaggio a Roma, nessuno sgombero forzato dal Viminale, l'elogio alle istituzioni. Antonio Scoppettuolo. Abbiamo tutti le chiavi di casa in mano, quindi abbiamo già preso possesso dell'alloggio, stiamo traslocando alla velocità della luce. Usciamo con tranquillità, senza forzature, senza forza pubblica. È stato tutto gestito con tranquillità ed armonia. Dopo 8 anni le famiglie dello stabile occupato a Tormarancia, all'Ardeatino a Roma, lasciano l'edificio. In 400 sono andati via per essere destinati ad altri alloggi grazie a Regione Lazio, Prefettura di Roma e Campidoglio. Uno sgombero guidato senza ricorso all'intervento delle forze dell'ordine. La Regione ha messo a disposizione 80 appartamenti di edilizia popolare, 13 invece quelli del Comune. Dopo 7 anni abbiamo avuto finalmente una casa, siamo molto contenti. La casa è spaziosa, molto grande. Si chiude così una vicenda che dura da quando lo stabile di Via Caravaggio, che ospitava degli uffici regionali, venne occupato prima di essere riconsegnato ai proprietari. Abbiamo coniugato umanità, solidarietà con il tema ineludibile del ripristino della legalità. Abbiamo fatto uno sforzo enorme come regione, ma abbiamo dimostrato che si possono fare questi sgomberi. La riconsegna ai proprietari assume un importante valore perché avviene senza l'uso della forza pubblica, al termine di una trattativa che ha consentito di trovare soluzioni abitative alternative, ha commentato il ministro dell'Interno Lamorgese. Su una cosa voglio essere molto chiaro, ha ribadito il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, da oggi in poi non tollereremo nuove occupazioni abusive e alcune le abbiamo riprese sul nascere.